questa mattina voglio parlarvi di questo popolo meraviglioso. È il popolo degli uomini, delle donne di fede. Possiamo dire è il popolo di Dio, è la Chiesa, la vera Chiesa del Signore. È un popolo sconosciuto agli occhi del mondo, perché non ha un regno terreno, ed infatti dice la parola di Dio molto chiaramente, il mondo non era degno di loro. Non vengono narrate queste storie, parlo di tante storie bibliche, nella storia classica, ordinaria, che quella di quella che studiamo a scuola, non ne troviamo a volte neanche traccia. Eppure essi hanno dato una grande testimonianza, un popolo che è stato sempre presente. Si sono succeduti nell'arco di tutta la storia umana tanti popoli, tante nazioni, tanti regni, tanti re, ma il popolo di Dio in modo trasversale è sempre stato presente sulla faccia della terra, rendendo testimonianza all'Iddio vivente e vero, sapendo che su tutta la faccia della terra ci sono altri fratelli che come noi soffrono, combattono esattamente come noi, vivono per Cristo esattamente come noi, predicano, testimoniano. È un popolo meraviglioso che non è stato mai fermato, non è stato mai vinto e non potrà mai essere vinto. Questo significa che Gesù sarà pronto sempre a darci un riparo, un rifugio, a prendersi cura di noi. Nel momento in cui avverrà che l'avversario si scaglierà contro di noi con tutte le sue forze, troveremo qualcuno che ci difenderà. Non è meraviglioso il popolo di Dio? Non è glorioso il futuro del popolo di Dio? Non è meraviglioso quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà la fame, la nudità, la spada, la persecuzione. Chi ci strapperà dalla mano di Cristo? Nessuno si perderà, dirà Gesù, perché io li tengo nella mia mano. È un popolo invincibile. È un popolo che è pronto a combattere e a soffrire per la fede. È un popolo vigilante. Un popolo sveglio. Un popolo che non è abituato a momenti di rilassamento. È un popolo che risponde prontamente alla voce del suo re. È un popolo che sa riconoscere la parola di Dio. È un popolo che sa riconoscere la voce di Cristo. Sa chi è il suo buon pastore. Sa che quel messaggio, quella parola che sta arrivando al suo cuore è diretto dal Signore stesso. Oggi Dio sta parlando al tuo cuore. Oggi Dio ti sta dicendo: fai parte del mio popolo. Non darti ad una vita mondana. Non seguire i regni, i governi terreni, dandoti per esse. Non lasciarti andare nelle mani dell'avversario. Dio ha pensato a qualcosa di meglio. Dio sta pensando per te un futuro glorioso. Dove vuoi stare?